Omicron mette in ginocchio la scuola Walter Tobagi, la disperazione degli studenti tornati in DAD. Una settimana di occupazione al liceo Manzoni di Milano. Gli studenti reclamano le lezioni in presenza. 460 km in solitaria al Circolo Polare Artico, l'impresa dell'esploratore Francesco Raimondi. Salve, sono Cesare Ragazzi, il re del capello si racconta in un'intervista esclusiva al TG Sestina. Buongiorno e benvenuti a questa edizione speciale di TG Sestina. Come potete vedere non siamo in studio, Omicron ha colpito anche la Walter Tobagi, ma lo show deve andare avanti, anche a costo di trasformare un monolocale in un set televisivo e un letto in un banco di scuola. Le sensazioni di questo ritorno alla DAD, che speravamo di non rivivere mai più, nel servizio di Samuele da Milano. Ci risiamo. Niente più barriere, niente più dignità. Coco Pops in compagnia di Claudio. Pisolino mattutino con qualche sussulto. Merenda con la Jihad, può essere il titolo di un nuovo libro. Spazio all'immaginazione, tanto il tempo si è fermato di nuovo, sembra che ne abbiamo all'infinito. Brindiamo all'invito a studiare di Guido Limpo, è quello che ci serve. Per rimanere svegli, allora, un bel caffè aromatizzato alla guerra in Etiopia. Si può tornare seri, si ritrova la concentrazione, che è concentrazione rassegnata, dribbling dell'orgoglio contro la tentazione alla nullafacenza. Non ci sono ancora barriere, ritorno un minimo di dignità. Bentornati in DAD. Indubbiamente sono tempi difficili. Comunque il responsabile ha un nome e un cognome. Ci colleghiamo con la persona che ha dato il via a tutto questo. In diretta dal lazzaretto di Casa Predabissi, Simone Cesarei. Sembrava normale spossatezza da Pisolino. In realtà quei brividi si sono trasformati nell'incubo di Elisa Sgorbani. Giovedì scorso il tampone di Simone Cesarei, che poi sarei io, ha segnato l'inizio della prima ondata per la scuola Walter Tobagi. L'ultima roccaforte del mondo libero dal Covid si è dovuta arrendere alla vita sregolata degli abitanti di Casa Predabissi. Complice è stato Samuele da Milano, già noto alle cronache universitarie per seduzione indebita di ragazze impegnate. Il colpo di stato è avvenuto mentre l'altra inquilina, Michela Morza, biondo naturale e senso dell'umorismo opinabile, ha trovato rifugio nel freddo di Sesto San Giovanni. Esilio forzato o fuga della veramente dietro il ritorno alla DAD? Solamente il tempo ce lo dirà. Intanto scusate, ma di là in salone c'è un torneo di uno da vincere. Grazie Simone, ovviamente per il collegamento. Parliamo ora di Green Pass. Noi tobagisti siamo ormai abituati a mostrare il lascia passare, ma dal 1 febbraio le nuove regole del governo cambieranno le abitudini di chi è ancora rimasto senza. Servirà infatti il Green Pass base, cioè quello che si ottiene anche solo con un tampone negativo, per accedere a negozi e librerie. E si prospettano tempi duri soprattutto per i fumatori Novax. La certificazione sarà richiesta per entrare dal tabaccaio. Salve le edicole, i negozi di alimentari, le pompe di benzina e le farmacie. Il Covid è purtroppo sempre al centro dei pensieri anche degli studenti più giovani, che di tornare a studiare in DAD non hanno alcuna intenzione. Per lanciare il messaggio, i ragazzi del liceo Manzoni di Milano hanno deciso di occupare la scuola, sgomberata poi autonomamente nel weekend. Ci racconta questa settimana di occupazione Andrea Lucia, il servizio. Lo striscione sdrotolato e appeso all'esterno dello storico edificio di Via Orazio è il simbolo della protesta. Opera degli studenti del liceo classico Manzoni, uno dei primi istituti milanesi ad occupare nel nuovo anno. Alle 8 di lunedì 10 gennaio si sono radunati in cortile per un'assemblea che ha deciso di autogestire gli spazi della scuola per un'intera settimana. Siamo riusciti ad avere non solo una partecipazione importante da parte degli studenti e studentesse di questa scuola, ma soprattutto da un punto di vista politico siamo riusciti a mandare un messaggio, che è quello che ci interessava particolarmente, che è quello che studenti e studentesse hanno la volontà e hanno il bisogno di riprendersi la loro scuola.
problematiche interne con la presidenza, ma soprattutto la pretesa di rimanere con la didattica in presenza. Questi i motivi dell'occupazione proprio nella settimana in cui il Premier Draghi ha scongiurato il pericolo di una nuova chiusura e il ritorno alla DAD. Fino adesso tutte queste dichiarazioni si sono dimostrate false, perché abbiamo avuto in questi ultimi 2 anni un continuo ritorno a casa e poi in presenza, poi a casa e poi in presenza. Speriamo che dopo 2 anni si sia capito come cercare di mettere davvero la scuola al primo posto e non lasciarla come l'ultima ruota del carro solo perché non crea profitto, perché poi è di questo che stiamo parlando. È pronta a partire la riqualificazione dell'ex zona Falck a Sesto San Giovanni. La storia di quella che era un'eccellenza industriale milanese e i progetti in serbo per il futuro dell'area nel servizio di Alessandra Tommasi. È una memoria d'acciaio quella delle Falck, le fonderie alle porte di Milano, un tempo fiore all'occhiello dell'industria lombarda. Ancora per poco, sito di archeologia industriale. È qui che la resistenza si è intrecciata alla lotta operaia, che Sesto San Giovanni è diventata Stalingrado d'Italia. Una storia che parte nel 1908, fino all'espansione degli anni 60 e 70. Il presidente, ingegner Giovanni Falck, giunge per prendere i primi contatti col futuro equipaggio della nuova unità, che ben presto salperà per mari non sempre tranquilli. Da qui il declino della fine degli anni 80 fino allo smantellamento degli impianti nel 1996. Un evento che cambia il volto della città delle fabbriche, i cui stabilimenti sono oggi abbandonati. Partiranno a breve i lavori di recupero dell'area, con il progetto di Milano VI, guidato dall'immobiliare Ines e Prelios. Qui sorgeranno nuovi quartieri, la città della salute e della ricerca, il Parco Unione e un nuovo polo, anche universitario del San Raffaele. I primi scavi dell'area Unione Zero cominceranno a fine mese, con un primo investimento di 500 milioni di euro. La pandemia si intromette anche nell'altra questione calda di questi giorni. Stiamo parlando chiaramente della corsa al Quirinale. Il nostro inviato Samuele Finetti ci aggiorna sui protocolli di sicurezza che regoleranno le votazioni. Samuele, a te la linea. Niente catafalchi per la prima volta in 30 anni. Le cabine montate al centro dell'aula di Montecitorio per le ultime 5 elezioni presidenziali resteranno in soffitta. Al loro posto verranno utilizzate cabine più spaziose e puntualmente sanificate e i grandi elettori potranno entrare nell'emiciclo a turni di 50 per volta. A stabilirlo è il protocollo messo a punto per garantire che il rito del voto si svolga in completa sicurezza. Lo spettro del Covid continua ad aggirarsi su Montecitorio, tanto che a 6 giorni dalla prima votazione per il Quirinale nessuno sa ancora quanti saranno i parlamentari e delegati regionali che parteciperanno agli scrutini. Una quarantina tra deputati e senatori sono attualmente positivi e costretti in casa, ma il numero potrebbe aumentare nei prossimi giorni. Secondo il presidente della Camera, Roberto Fico, a norma di legge i positivi non possono votare, ma aumenta il pressing del centrodestra perché anche chi è in quarantena possa mettere la scheda nell'urna. La soluzione proposta è un'autorizzazione speciale che le autorità sanitarie possono rilasciare in casi eccezionali, mentre Luigi Di Maio ha chiesto di allestire un Covid hotel davanti a Montecitorio e far votare i positivi in una cabina apposita collocata all'interno del cortile del palazzo. Rimanendo in tema, ci sono novità invece sul fronte politico? Sì, ieri le quotazioni di Silvio Berlusconi sono scese dopo che Matteo Salvini ha parlato di un piano B che la Lega è pronta a giocarsi se l'ex premier non dovesse avere i numeri sufficienti per puntare al Quirinale. Il segretario del Carroccio ha assicurato di avere in serbo un nome in grado di raccogliere consensi anche fuori dal perimetro del centrodestra. Forza Italia, per allontanare qualsiasi voce polemica, ha risposto con una nota ribadendo l'unità dello schieramento. Ma anche sul fronte opposto si respira un'aria tesa. I 10 5 Stelle cercano di marciare uniti, ma Enrico Letta punta su Mario Draghi o su un bis di Sergio Mattarella, mentre i pentastellati ancora non hanno un nome su cui puntare. Ci spostiamo dall'altra parte del mondo, dove c'è apprensione per gli abitanti delle isole Tonga, travolti dall'emergenza causata dall'eruzione violenta del vulcano sottomarino Unga avvenuta il 15 gennaio. Ci aggiorna sulla situazione Alessio Di Sauro. Sì, è stata ribattezzata l'isola che non c'è. Così sembra Tonga al resto del mondo dopo lo tsunami che l'ha colpita 4 giorni fa a seguito dell'esplosione di un vulcano sottomarino nel Pacifico meridionale, la peggiore esplosione degli ultimi 30 anni, come riportano gli esperti. Finora i morti accertati sono 2, ma i danni potrebbero essere incalcolabili e nessuno è in grado di stimarli con esattezza. Ci sono blackout alle linee telefoniche, a internet. Basti pensare che il principale quotidiano online, il Matangi Tonga, non viene aggiornato da più di 4 giorni e non fa alcun riferimento allo tsunami.
Nessuno sa le condizioni dei 170.000 abitanti e nessuno sa neanche dove si trovi il re, Tupou VI. Intanto girano sui social le immagini apocalittiche della capitale Nuku'alofa completamente invasa dall'acqua. Mancano viveri e generi di prima necessità, come ha confermato anche il premier neozelandese. Ricordiamo che Tonga è un arcipelago grande all'incirca quanto la provincia di Fermo, già di per sé molto povero, dove più del 50% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Per il momento non ci sono aggiornamenti, linea allo studio. Ora vi raccontiamo la storia di un'eccezionale impresa, da Varese al Circolo Polare Artico. L'esploratore Francesco Raimondi partirà per una spedizione di 25 giorni in cui percorrerà 460 km in solitaria. Francesco Zecchini. Pronti? Via! Ok! Io e i miei cani siamo degli esploratori. Quindi prima ancora di essere dei masher, quindi dei conduttori di cani da slitta, io mi sento molto un esploratore proprio perché sono curioso e l'esplorazione è un atto creativo. Fare l'esploratore è un lavoro. Classe 1988. Fra Indy si è ribattezzato col nome del primo dei suoi cani. Indy, appunto. Nomen omen, dicevano i latini. E Francesco conferma. Avevo voglia che il mio cane avesse un nome legato a qualcosa del mondo della scoperta, e così gli ho dato il nome il diminutivo del nome del cane di Indiana Jones, che si chiamava appunto Indiana. Come l'archeologo dei film di George Lucas, Francesco è sempre in esplorazione, prima sulle Alpi, quest'anno al Circolo Polare Artico in Svezia. 25 giorni di isolamento, accompagnato solo dai suoi siberianaschi e da pochi oggetti davvero essenziali. Mi viene in mente la bussola, la cartina, il cibo e gli integratori per i cani, per loro sono fondamentali, le mie fonti di nutrimento, la mia alimentazione, un coltello, un'accetta e quelle piccole cose come possono essere corde, cordine, moschettoni di scorta che ti possono tirar fuori dai guai. Non hai citato il cellulare, o sbaglio? Penso che sia molto più importante e utile la bussola in questo caso, perché la tecnologia con le latitudini ci puoi fare affidamento, no? Chiudiamo con un salto nel passato. Ve lo ricordate Cesare Ragazzi e le sue inimitabili televendite? Eccolo oggi, a 30 anni dal successo, nell'intervista di Alessio Di Sauro e Samuele Finetti. Salve, sono Cesare Ragazzi e l'imperatore del pelo della cabeza. Beh, che c'è di strano? È che io sono calvo. Ma sì, calvo! Fossi figo, ammirerebbero i miei capelli. Era il calvo più famoso d'Italia, anche se probabilmente in pochi se ne erano accorti. A 80 anni la chioma di Cesare Ragazzi è più grigia di un tempo, ma se possibile ancora più folta. La prima azienda che ho aperto nel 68. 68 avevo 25, quanto è 68? 27 anni. Sì. Io credo di essere un buon meccanico, un buon motorista, un buon gommista, un buon elettronico e sono anche pilota, allora sono riuscito a fare un ottimo lavoro. Un calvo che si mise in testa un'idea meravigliosa, come recitava lo spot che lo rese celebre: costruire e vendere protesi tricologiche non prima di averle sperimentate su se stesso. Un parrucchino? Mai! Mi vergognerei! Sono capelli miei, nuovi, veri, da poterci fare tutto quello che voglio, anche la nuotata al largo. In mezzo secolo di attività, Cesare Ragazzi ha fatto i capelli a chiunque e le scarpe a più d'uno, sbaragliando la concorrenza e diventando un'icona del piccolo schermo. L'idea di dire salve, sono Cesare Ragazzi è mia. Okay. Di mettere un uomo sott'acqua perché volevo far vedere che io facevo il bagno. Una chioma tenuta stagna, insomma, per i più facoltosi scarso criniti, tra cui figurava un giovane, Lucio Dalla, avere dei bei capelli era un gioco. Da ragazzi, date a Cesare quel che è di Cesare. Salve ragazzi, è già Cesare ancora qua. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima. Speriamo di rivederci in studio.